già stasera è uscita a cena. In fondo adesso il mondo è la sua casa. Madeleine, tu pensa che strana la sorte. Giacomo Tamburini, Puria Jashentirgan. Il sanatorio internazionale Berghof, dove 3 settimane sono un giorno e dove il tempo non è il tempo che c'è in piano. Sì, noi siamo Hans Castorp e il cugino Joachim Zimsen. Il cugino è ricoverato, l'abbiamo visto l'anno scorso nella prima parte. Joachim sta come paziente all'interno di questo sanatorio. Hans lo va a trovare per 3 settimane, pensa di staccare semplicemente dalla quotidianità di Amburgo e poi rimane imbrigliato, e in questa seconda parte siamo già nella seconda metà del romanzo, in cui il tempo senza, come dicevi tu, senza scorrere nella maniera quotidiana, normale, però in effetti scorre, e alla fine passeranno 7 anni praticamente. Hans sì, per 3 settimane, poi rimane in sanatorio, in questa montagna incantata che ha il potere di trattenerlo anche forse senza motivo. Esatto, esatto. Anche se nella prima parte forse Castorp oppone un po' di resistenza fino ad assuefarsi a questo clima, in questa seconda parte lo spettacolo inizia con Castorp che è assolutamente ambientato e anzi pensa che la vera libertà, poi lascio la parola a Puria perché le visioni dei due cugini sono ribaltate, per Castorp la libertà è qui e lui qui ci sta benissimo, anche se ormai magari non è nemmeno malato e non avrebbe bisogno di starci. Interessante vedere come si rompe, diciamo, il meccanismo, no? Nella prima parte sentiamo anche il tempo che ha un modo di scorrere all'interno anche dei rapporti, delle relazioni, degli avvenimenti in una determinata maniera, mentre adesso nella seconda parte entriamo subito dove il personaggio Joachim immediatamente costruisce una rottura con tutto quello che invece è avvenuto prima, quindi anche il tempo all'interno dello spettacolo viaggia in maniera diversa, nel senso che si susseguono molti eventi in maniera anche molto, molto più veloce. Il destino di Hans è quello di finire nelle trincee della Prima Guerra Mondiale, è il destino che avrebbe voluto avere anche Joachim e che purtroppo non avrà. Sì, è molto interessante vedere come anche a un certo punto nelle battute proprio compare questo aspetto qui, dove persino, no, il più forte degli ufficiali non può niente contro la malattia, perché per quanto poi la mente si attiva, abbia un bisogno, degli obiettivi, alla fine la carne rimane la carne, quindi è empirica, no? E a quel punto c'è poco da fare contro la vita. Per quanto uno possa avere degli obiettivi, quando arriva la vita, arriva, no? Quello è molto interessante, anche vedere il paradigma, come si ribalta il tutto. L'obiettivo del cugino, che era quello di avere una vita pratica, un'azione concreta all'interno di quello che è il meccanismo della vita, mentre l'altro si è sottratto completamente alla vita, alla fine si ribaltano le cose, per cui uno va in sottrazione, quindi nell'annullamento più totale della vita stessa, mentre l'altro alla fine invece si risveglia da questo essere assopito e ritorna nella vita con un'intenzione di una vita pratica, concreta. Poi non si sa, insomma, Castro esatto, si sveglia da questo torpore, viene buttato giù da un sonno di 7 anni, come dicevi tu, va in trincea, ma poi del destino di Castro non è dato sapere. Quindi... No, sparisce a un certo punto all'orizzonte. Esatto, esatto.